nessuna tempistica per l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. L'adesione avverrà, ma non in questo momento. L'Alleanza Atlantica risponde così alle pressioni di Zelensky, che nelle ore precedenti il vertice di Vilnius aveva criticato gli alleati parlando di rinvii assurdi e inauditi. Anche l'Ucraina merita rispetto, aveva incalzato il leader di Kiev, dicendo di interpretare questo atteggiamento come un assist alla Russia, perché per Mosca questo si traduce in una motivazione per continuare il suo terrore. Parole dure che hanno soltanto provocato la reazione di Stoltenberg già prima della pubblicazione del comunicato. Saremo in grado di estendere un invito all'Ucraina ad aderire all'alleanza quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte. Le condizioni che dovranno essere soddisfatte, ha spiegato Stoltenberg, riguardano le riforme che il paese deve fare per avere istituzioni solide nella difesa, inclusa la lotta alla corruzione. Inoltre l'Ucraina dovrà avere forze armate interoperabili con quelle della NATO. Oggi i leader si riuniscono per la seconda giornata a Vilnius. Il presidente Zelensky ha in programma una serie di incontri con i leader della NATO a margine. Lo riporta il Guardian. Zelensky parteciperà alla sessione inaugurale del Consiglio NATO-Ucraina, poi si vedrà separatamente con il presidente USA Joe Biden.